fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back.
Fabrizio Mascia con Giorgio Caroli. Fabrizio Mascia con Giorgio Caroli, Peugeot 207 della Salento Motorsport. Eccolo qua. Allora, Fabrizio Mascia è quinto nella assoluta, sempre classifica ufficiosa, secondo di classe, secondo di gruppo. Fabrizio Mascia che ha il titolo di zona e lo vogliamo salutare un attimo, anzi vorremmo che lui salutasse questo pubblico stupendo. Sì, io sono molto contento di questa gara che ho fatto, ovviamente Casarano si può dire che è la mia seconda gara di casa, perché la prima ovviamente sarebbe il Salento, quanto si può fare, è stata una bella gara, sono molto contento. Difficoltà particolari? Difficoltà particolari è capire questa macchina che rispetto a quelle di Audi normalmente è molto più performante e necessita di una guida molto diversa. Vuoi dedicare a qualcuno questo bellissimo posto in classifica? Meglio di no. Meglio di no, pensavo lui l'ha guardato male, non voleva che glielo dedicassi. C'è qualcuno qui in piazza che non vuole? Perché il risultato è di tutti e due, quindi dovremmo dedicarlo a tutti e due. Okay. Un altro è meglio di no. Vabbè, non voglio andare a sfrugugliare dalle vostre questioni, quindi andiamo con lo spumante, facciamo un altro applauso a loro, Fabrizio Mascia e Giorgio Caroli, Salento Motorsport. Questa è la scuderia che l'anno scorso era Ricky Pirelli, è proprio con Rizzello che quest'anno è passato alla Casarano Rally Team ed ha conquistato di nuovo il primo posto con un'altra scuderia. Le prove sono state un po' rinnovate, come vi abbiamo già detto, perché abbiamo avuto delle modifiche sulla prova di Vescovise, che sono di quella di Italo, la prova di Italo, la prova di Italo, la prova di Italo, quindi una prova abbastanza impegnativa e difficile. FS Video Rally, la passione al servizio del mondo delle corse.